La pace dei santi sia con voi. Il 7 marzo la Chiesa di Rito Romano celebra la memoria delle sante Perpetua e Felicita, martiri. Chiusa in carcere aspettando la morte, una giovane tiene una sorta di diario dei suoi ultimi giorni, descrivendo la prigione affollata, il tormento della calura, annotando nomi di visitatori, raccontando sogni e visioni degli ultimi giorni. Siamo a Cartagine, Africa del Nord, anno 203. Chi scrive è la colta gentildonna Tibia Perpetua, di 22 anni, sposata e madre di un bambino. Nella folla carcerata sono accanto a lei anche la più giovane Felicita, figlia dei suoi servi e in gravidanza avanzata, e tre uomini di nome Saturnino, Revocato e Secondulo. Tutti condannati a morte perché vogliono farsi cristiani e stanno terminando il periodo di formazione. La loro professione di fede sarà il martirio nel santissimo nome di Gesù. Le annotazioni di Perpetua verranno poi raccolte nella Passione di Perpetua e Felicita, opera forse di Tertulliano, testimone a Cartagine. Buon onomastico a tutte coloro che portano il nome di Santa Perpetua e Santa Felicita, e auguri a quanti festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.